possibile l'esistenza commerciale, che noi abbiamo conosciuto poi come consumismo, e la cultura della visibilità mass mediatica. Si inventano questi strumenti per rincretinire i cittadini, per coinvolgere la cittadinanza e il popolo dentro a degli usi e dei costumi che li imprigioneranno in un circolo vizioso, facendo leva sulle immagini vincenti, potenti di coloro che sono visibili, i VIP, coloro che contano, coloro che possono, al contrario della massa che non è niente, che non conta niente, che deve sempre pagare tutto, che non esiste, che non c'è, che non respira, sono morti, è la massa, l'orribile, terribile massa. Invece ci sono i visibili, i VIP, quelli che contano. Allora tutti noi dobbiamo cominciare a correre dentro l'esistenza commerciale per riuscire ad avere l'illusione di poter imitare una volta almeno nella vita questi che sono i vincenti, e quindi facciamo di tutto e di più per essere visibili almeno 5 minuti, comportamenti anche aberranti se vogliamo da tanti punti di vista, sia per quello che riguarda le donne che per quello che riguarda gli uomini, ma soprattutto ci ficchiamo in questa esistenza commerciale tremenda che poi ci incatena dentro al percorso del debito, dobbiamo lavorare come dei pasti per riuscire a permetterci quello che dobbiamo comprare, che non ci serve a niente.